Avsim, quarto di finale di Coppa Italia Juventus Pal all'Allianz Stadium. Semplicemente dobbiamo vincere e passare il turno. Fagioli, Nicolò Fagioli, titolare. Grande ragazzo, fai vedere chi sei. C'è anche Dragusin, c'è Buffon che domani compie 43 anni e sono pronto a guardare la partita sperando di non prenderla, che non la prendano sotto gamba, dato che siamo seduti qui, e di esultare di vedere una grande Juve. Ma soprattutto chiudiamola nei 90 minuti, che sabato abbiamo una partita alle 18, dai! E sempre forza Juve! Ramsey inventa una palla per Morata che va sul fondo, cross, viene intercettato, c'era Fagioli e anche Bernardeschi sull'altro palo. Ancora Frabatta, tira! Incredibile! Palla che è uscita di pochissimo. Che tiro cross violentissimo di Frabotta. Ma mi è piaciuto tanto Ramsey, perché ha messo una palla dentro per Morata. Una visione di gioco delle sue. Morata è davanti a tutti. Darren Cespic sulla palla. Lascia la palla dietro. Se la mastica un po' troppo. Era una bella verticalizzazione. Non in fuorigioco. Una rarità. Tiro murato di Floccari da parte di Demiral su una verticalizzazione di Brignola. Attenzione Morata! Berisha in calcio d'angolo di pugno all'ottavo minuto. Iniziativa personale di Alvaro. Rabiot fa tutto il campo, poi entra in area di rigore. Contrastato, sarà calcio di rigore. Dovrebbe essere calcio di rigore. Simula... ammonito Rabiot per simulazione al quattordicesimo. Cioè, ma come fa ad essere simulazione questo? Oh mio Dio, questo, ma è bellissimo. Ma questo è un rigore netto, ma è bellissimo. Ma chi è l'arbitro? Ah, c'è il VAR. Non molto convinto, ma alla fine l'arbitro ha dato rigore. Che volevi fare? Cristiano, mi dispiace, sei sul divano, questo era un gol facile. La prossima volta vieni, Cristiano. Invece tira Morata al sedicesimo. Parte Morata ed è gol! Juventus 1, Spal 0 al sedicesimo minuto. Rigore netto, c'è servito il VAR, ma... implacabile Morata, l'ha piazzata alla perfezione, spiazzando il portiere. E adesso controlliamo, dominiamo e vinciamo. Kulusevski sul secondo palo, anticipato Morata che poi riesce a svirgolare. Attenzione sull'esterno della rete Ramsey, con specchio praticamente chiuso. 32esimo, doppia occasione sprecata. Altra buona palla recuperata in avanti. Kulusevski deve portarsela ancora sul destro. Riesce a saltare l'avversario. Ancora rientra sul sinistro. Non fa nulla. Poi si scarica. Attenzione lunga per Fagioli. Frabotta! Frabotta! Ah! Il gol alla Danilo di Frabotta. Ma che bolle! Oh, ma che tiro c'ha! Anche prima! Un missile! Assist di Fagioli praticamente. 2-0, 32esimo. Bravo Kulusevski che si è svegliato, perché non è che stesse facendo chissà cosa. Ma bella così. Vabbè, Fagioli non la tocca, è un assist morale, perché ha detto a Frabotta: vai, tira tu. Iniziativa personale di Fagioli. Porta la palla sulla tre quarti, poi però con il sinistro, questo mezzo cross. Scivola Demiral, Floccari! Fa la barba al palo con Buffon che controlla. Nuova bestemmia di Buffon nelle indicazioni a Kulusevski. Pensiamo ad un altro deferimento. Cosa salterà stavolta? Gigi, ci sono i microfoni. Allora, cerca di adottare un nuovo intercalare. Per Dinci, per Bacco, Caspiterina... Comunque finisce il primo tempo 2-0. Direi minimo sindacale dal punto di vista dell'intensità e della qualità del gioco. Però se col minimo sindacale fai 2-0, direi che non ci si può assolutamente lamentare. In crescita Fagioli, in crescita Kulusevski. Vediamo se dovrà uscire Bernardeschi, potrebbe entrare di Pardo. Sono curioso del secondo tempo. Secondo tempo, entra Alessandro Di Pardo, esterno a destra al posto di Bernardeschi, che evidentemente non ce l'ha fatta. Vediamo quest'altro ragazzo come se la cava e cerchiamo di chiuderla vincendo nei 90 minuti.
Gran corner di Fagioli, Rabiot che fa la sponda, poi la palla che rimbalza lì. Sarà alla fine fallo in attacco su Berisha. E ha fatto una mezza rovesciata De Ligt, anzi fuori gioco c'era. Bello scambio, Kulusevski, Morata, ancora Morata, larga su Frabotta che può crossare, arriva il tiro cross, palla che balla sulla linea e finisce fallo laterale dall'altra parte. Però abbiamo iniziato con un bello sprint questo secondo tempo. Frabotta salta l'uomo, poi il cross un po' corto per Morata a rimorchio. Ma bella iniziativa. Benissimo, Ramsey su Morata, tiro addosso ancora Berisha. Era stata una bella triangolazione ampia, Ramsey, Morata, Ramsey, ma anche questo sprecato. Ancora Frabotta, ha detto adesso ci riprova, stavolta Berisha fa la 20ª parata della serata. Intanto qualcuno ha camminato sulla caviglia di Morata, che ha praticamente due graffi vistosi con tanto di sangue sul calzino che si è strappato, sul calzettone, ed infatti si sta lamentando in aria tutto questo. Non dico che fosse rigore, però non se n'è accorto nessuno e voglio dire, mi pare ci sia stato un contatto. E infatti al 67esimo esce Morata ed entra Chiesa che si stava scaldando da un po', e torna in campo il novello trentenne Alexandro, bentornato, al posto di Frabotta che ha ancora il missile nel piede. Buffon, che per fare i complimenti a Demiral su un disimpegno, dice bravo turco. Bravissimo Fagioli, da ultimo uomo intercetta e recupera questo pallone. Tiro da parte di Sek, anche se c'era fuori gioco, palla sul fondo. Valotti, 72esimo, blocca Buffon centrale. Attenzione a non far fare troppi squilli alla spalla. Bravissimo Fagioli che poi mette in area Ramsey davanti alla porta, ma viene intercettato, viene anticipato e quindi non andiamo al tiro, ma bravissimo Fagioli. Perde palla Tomovic, Chiesa, Kulusevski sul destro, 3-0, chiusa al 78esimo, andiamo in semifinale. Vediamo come finisce. Chiesa al posto giusto, al momento giusto, qui errore veramente goffo di Tomovic, si tocca la palla col piede d'appoggio, Chiesa non perdona, assist per Kulusevski che segna col destro spiazzando Berisha, gol di pregevole fattura. Cartellino a giallo a Chiesa mi sembra, ma non è eccessivo, cioè proprio inventato, ma che giallo è questo? Era fallo normalissimo, ma che giallo è? Non è che adesso a un certo punto dopo una partita senza falli e senza ammonizioni tiriamo fuori i cartellini così. E all'83esimo esordisce anche Cosimo Marco da Kraka al posto di Demiral, quindi Dragusin viene a fare il difensore centrale, Di Pardo si abbassa a fare il terzino destro e Chiesa passa da attaccante a fare l'esterno destro a centrocampo. In telecronaca continuano a confondere Rabiot e Ramsey. Che palla di Ramsey per Chiesa che mette giù, se la porta sul destro! Oh, vista te! Vabbè, questa è uscita di uno scherzo del destino, è uscita questa palla. Ma che giallo è a Rabiot? Ma puoi dare ammonizione per un semplice sbilanciamento di spalla? È fallo, ma è un fallo normalissimo. Perché giallo? È all'87esimo, esce infortunato Fagioli ed è entrato McKennie, cambio necessario alla fine. Tiro di Valotti all'inizio del secondo dei 4 minuti di recupero. Finisce fuori di pochissimo, squillo ma nessun brivido. Da Kraka riesce a coordinarsi benissimo a mezza altezza, ma il tiro è centrale, bravo. Attenzione, Chiesa va a fare il 4-0 ed è confermato, 4-0 di Chiesa che praticamente porta la palla oltre la linea della porta, la conduce così e siamo entrati praticamente negli ultimissimi secondi. Era proprio partita da lui l'azione con la sponda praticamente involontaria di Da Kraka, che aveva provato il tiro
ribattuto ed è ancora Chiesa 4-0. E finisce così, quindi 4-0, siamo in semifinale di Coppa Italia, Inter-Juventus e Juventus-Inter, sarà una doppia sfida veramente molto interessante, ma intanto ci siamo scrollati di dosso questo impegno, direi anche molto bene nei 90 minuti, risultato pieno, 2 gol per tempo, abbiamo fatto anche esordire alcuni giovani, benissimo soprattutto Fagioli e quindi massima soddisfazione. Fatemi sapere come avete vissuto questa partita, se avete avuto più emozioni di me, mettete like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando le notifiche per non perdere i prossimi video. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!